Qualcun altro per sicurezza? Un po' basso, purtroppo ho un po' di mal di gola, ci proverò a fare del mio meglio. Dunque, come ha anticipato Stefania e come avete letto sicuramente nell'abstract dell'evento, oggi continuiamo a parlare di conservazione digitale, di documenti, di archivi e di tutto ciò che è connesso, cioè di aggregazioni documentali e di metadati. Lo abbiamo già detto nel corso dei precedenti due webinar del ciclo, Stefania già ha preannunciato che si tratta appunto del terzo webinar di un ciclo e abbiamo già detto che è un tema molto molto sentito e all'attenzione delle pubbliche amministrazioni perché è stato proposto nuovamente, non da oggi ma nuovamente di recente nel piano triennale per l'informatica 2019-2021 di Agid, così come nelle linee guida sul tema della formazione del documento, sulla gestione documentale e conservazione di Agid, quelle per capirci che sono state pubblicate da poco da Agid e sono ancora in consultazione pubblica e che appunto sono quelle previste dal codice dell'amministrazione digitale. Stavo leggendo che si sente l'eco. Sì. Stefania, va tutto bene? Ok. Questo documento, le linee guida, sono tutti documenti, così come il piano triennale, che ribadiscono appunto che le PA hanno il compito per legge di conservare documenti, fascicoli e archivi digitali che vengono formati nell'ambito dell'azione amministrativa. Oggi, con questo terzo webinar, oltre a continuare a parlare sempre in temi relativi alla conservazione, si conclude anche la presentazione del progetto Ricordi, che è l'acronimo di riuso della conservazione dei record digitali. È un progetto che ha il fine di diffondere e trasferire l'esperienza sviluppata dal servizio PARER, il polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna, in tema di conservazione digitale dei documenti informatici. E questo tramite la costruzione di un polo di conservazione al servizio di più enti inserito in una rete di poli di conservazione a livello nazionale secondo il modello appunto del piano triennale per l'informatica pubblicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Parliamo dunque di un progetto, ormai è chiaro, che ha come focus, oltre alla conservazione come tema, ma come focus le buone pratiche e il riuso. Nel corso dei primi due seminari, velocemente, sono stati illustrati il contesto iniziale di riferimento del progetto, l'idea progettuale, lo schema generale, sono state illustrate nel corso del secondo webinar, le attività che sono state svolte o in corso o ancora in corso, ricordiamo il progetto finisce a novembre, le attività realizzate per raggiungere lo scopo che ogni ente ha scelto a seconda della propria peculiarità organizzativa, tra cui collaborare con Parer o per esempio ricevere il suo supporto, diventare polo di conservazione. Se volete, come vi ha già indicato Stefania, la collega Stefania, per questo webinar potete comunque recuperare la registrazione dei materiali anche nei webinar precedenti, sempre su eventi PA, in corrispondenza delle singole schede degli eventi. Parleremo dunque di conservazione oggi e di quali sono le caratteristiche di un sistema di conservazione che possa essere utilizzato da una rete di poli di conservazione. Cioè, adesso ci spostiamo con questo terzo webinar un po' più sul tecnico e vedremo con i nostri relatori quali sono i problemi che devono essere affrontati per il riuso di un sistema di conservazione e anche quali possono essere i possibili modelli di riuso. Nel corso del webinar, scusate, verrà presentata un'analisi tecnica degli sviluppi del sistema di conservazione di Parer, cioè del Polo Archivistico Regionale dell'Emilia-Romagna, e a seguire verranno presentate le esperienze di riuso della Regione Puglia e della Provincia Autonoma di Trento, appunto le nostre buone pratiche. Il dottor Bezzi comincerà, di Parer della Regione Emilia-Romagna, comincerà a presentare ciò da cui tutto parte, e cioè proprio il sistema di conservazione di Parer, e
E sempre per lo stesso suo intervento parlerà dello suo sviluppo, dello sviluppo di Barre proprio ai fini di riuso. E a seguire arriverà la Regione Puglia con Gaetano Campi, responsabile del servizio di conservazione di Nova Puglia, che ci illustrerà i motivi che hanno portato la Regione Puglia a scegliere proprio questa piattaforma di Barre. Ci dirà molto di questa esperienza la Regione Puglia rispetto al riuso della piattaforma di conservazione del polo e ci darà altre notizie dettagliate, ad esempio appunto che cosa c'era nell'accordo Regione Puglia in Nova Puglia e Parer, le interazioni che ci sono state tra Nova Puglia e Parer, le integrazioni, le questioni relative al contratto di supporto e di manutenzione, insomma tutte caratteristiche, tutte informazioni che si rivelano molto utili appunto quando poi queste esperienze possono, devono o ci farebbe piacere diventassero ancora una volta trasferibili anche ad altri. Ci dirà sempre il dottor Campi come avvengono ad esempio i rilasci degli applicativi PARER negli ambienti di Nuova Puglia e ci descriverà infine l'infrastruttura del servizio di conservazione di Nuova Puglia. Cose assolutamente molto interessanti e anche molto utili. A seguire arriva l'altra esperienza, quella della provincia autonoma di Trento, con Armando Tomasi, che è direttore dell'ufficio beni archivistici e librari della provincia autonoma di Trento, che ci parlerà invece dell'esperienza della provincia nel riuso del sistema di conservazione. Ci racconterà appunto del ruolo che la provincia autonoma di Trento ha avuto in virtù dell'accordo di collaborazione con Parer, prima di tutto, a partire dal 1 marzo 2015. Poi ci parlerà di uno scenario intermedio in base a cui la PAT, cioè la provincia autonoma di Trento, ha attivato un servizio di conservazione in-house dei propri documenti informatici a partire dal 1 luglio 2019. E poi una serie di attività tecniche operative ci illustrerà in dettaglio che sono state svolte sia in relazione al processo di conservazione e al monitoraggio, sia attività tecniche operative di gestione degli utenti, delle strutture, dei registri di sistema. Insomma, adesso non voglio scendere troppo nel dettaglio perché scenderanno direttamente in dettaglio e sapranno accuratamente descrivere le loro attività e le esperienze. Lascio subito la parola al dottor Bezzi e prego Gabriele di attivare la webcam e il microfono per cominciare ad annunciare come dire, la prima, vorrei dire la prima cosa bella, quello da cui tutta un'origine, la prima buona pratica. Vai Gabriele. Perfetto. Alessandra, buongiorno a tutti. Spero che Gabriele che è tornato. Gabriele, ti ridò la parola. sì, spero che stavolta funzioni meglio. Era saltata la connessione completamente. Spero che adesso si senta bene e funzioni. D'accordo. Allora dicevo di nuovo buongiorno a tutti, mi spiace di questa caduta di linea. Volevo presentarvi appunto rapidamente il sistema di conservazione di Parer, quindi, e i suoi sviluppi nello specifico fatti proprio per il progetto Ricordi, per consentire di utilizzare il sistema da parte di più conservatori contemporaneamente, quello che abbiamo chiamato appunto gli sviluppi per un sistema multiconservatore, che utilizzino la stessa piattaforma anche sui nostri sistemi, poi vedremo le esperienze di riuso diverse fatte da Regione Puglia e Provincia Autonoma di Trento. Parto ricordando alcune cose che avevo già detto anche nel primo webinar. Partendo appunto dal modello di conservazione, del sistema di conservazione basato sullo standard OIS e quindi con il concetto appunto di un archivio al centro che riceve pacchetti di versamento, gestisce pacchetti di archiviazione,
per una possibile distribuzione agli utenti di pacchetti di distribuzione. Oggi cerchiamo di capire cosa ci sta in questo riquadro e soprattutto appunto qualche informazione sul sistema software SACER e sui sistemi di storage di Parer. Questo appunto vedete che è appunto il modello funzionale dello standard OIS in cui individuano diversi elementi che all'interno dell'archivio OIS devono servire per la gestione appunto della conservazione, in particolare le funzioni di acquisizione dei pacchetti di versamento, la gestione dello storage archivistico dell'archivio con gli AIP, la possibilità di avere AIP per poter distribuire poi i contenuti a chi li richiede. Queste con attività anche di amministrazione, di gestione della conservazione e di gestione dei dati, dei metadati per arrivare a questo. E noi appunto per fare questo abbiamo sviluppato, come già detto la prima volta, un sistema di conservazione denominato SACER, che in realtà poi è anche attualmente il nome della componente principale di altri aspetti che vedremo più in dettaglio, e il fatto di aver costruito il software direttamente, avendo la piena proprietà, permette appunto di poterlo dare in riuso, e attualmente anche il riuso si sta definendo sulla base della conclusione del progetto Ricordi, anche secondo le nuove logiche in collaborazione con Agit per portarlo a riuso secondo le nuove logiche e le nuove linee guida di Agit. Ecco, quello schema che era stato visto fondamentalmente possiamo già vederlo un pochino dettagliato nelle scelte operative fatte da Parer. In particolare vedete che qua ci sono dei altri nomi in cui possiamo vedere altre appunto strutture, software, applicativi sviluppati a supporto del sistema di conservazione vero e proprio, il fatto che appunto noi abbiamo qui una fase anche possibile di preacquisizione, di trasformazione di oggetti per portarli ai SIP se i sistemi di produttore non sono direttamente interfacciati col nostro sistema di conservazione. Abbiamo logiche appunto di produzione di SIP per gli oggetti da conservare, documenti, unità documentarie o aggregazioni, fascicoli o serie. Le serie abbiamo anche la possibilità di costruire internamente al sistema di conservazione delle serie archivistiche e gestiamo appunto quindi l'ingresso, l'ingest con tutte le azioni di verifica, firma, formato e metadati, la gestione dei metadati per poter poi permettere di recuperare gli AIP, ricercare e recuperare gli AIP e fornire i DIP. E la gestione di amministrazione, questa struttura che si chiama SIAM, di Identity Provider per gestire l'utenza di tutti coloro che accedono al sistema di conservazione. Ecco, ricordo appunto che un elemento base, che avevo già detto appunto nel webinar precedente, è la definizione di una struttura base di costruzione dell'archivio individuata come unità documentare, cioè un'unità complessa che contiene anche diversi documenti e può contenere al suo interno anche diversi documenti essi strutturati da diversi componenti digitali, diversi file. E questa è l'unità base per partire per poter costruire le aggregazioni superiori e costruire in prospettiva il fondo e l'archivio dell'ente produttore che ci trasferisce i documenti di conservazione. Questo è un elemento essenziale per me che sono responsabile della funzione archivistica di conservazione perché inserisce già i file e i documenti informatici in una struttura che permette poi di costruire l'archivio. Questo almeno è la nostra visione. Passando più avanti, vediamo appunto come abbiamo tradotto, diciamo, nel sistema di conservazione uno schema logico gli elementi di OIS indicati nello schema funzionale che avete visto prima. Abbiamo anche aggiunto, perché appunto siamo in rapporto ed è un elemento di rilevanza, altri soggetti coinvolti come gli organismi di vigilanza. E come vedete, appunto abbiamo una fase di acquisizione, di archiviazione, gestione dei dati e di accesso. Tutto questo strumento, questi strumenti si possono configurare tecnicamente per gestire ovviamente appunto le fasi del processo
di conservazione, che è soprattutto una fase in realtà di corretta acquisizione dei pacchetti di versamento e di generazione dei pacchetti di archiviazione. Poi la gestione dei pacchetti di archiviazione nel tempo, ovviamente, poi è la vera attività conservativa nel tempo, finalizzata a produrre, a poter sempre produrre pacchetti di distribuzione leggibili, autentici, integri e affidabili. Questo è in realtà il vero obiettivo della conservazione. Dicevo appunto la struttura che avevamo visto prima di modello logico si è tradotto in una struttura tecnologica di diversi oggetti che insieme fanno il sistema di conservazione del polo archivistico regionale e che sono gli oggetti che poi vengono messi a riuso e vengono riutilizzati a diversi livelli da chi potrà riutilizzare le nostre soluzioni. In particolare vedete appunto il cuore è Sacher. Ma vi sono altri strumenti che possono essere collegati, è tutto gestito da un sistema di amministrazione degli utenti di identity provider. Alcuni oggetti sono anche presso i soggetti produttori per migliorare il dialogo tecnico tra i sistemi di produzione e i sistemi di conservazione, in particolare in questo caso nell'ambito sanitario. E ovviamente appunto i sistemi si interfacciano direttamente, tendenzialmente, con il sistema di conservazione per effettuare i versamenti con modalità anche sincrono, pacchetti di versamento via web service, per poi alimentare l'archivio del polo archivistico nel sistema appunto SACER, con tutte le verifiche e le azioni e il processo di conservazione che abbiamo visto, che tra l'altro si strutturerà, adesso lo vedrete anche successivamente, in azione anche di verifica, oltre che sui singoli pacchetti con la produzione poi dei rapporti di versamento, anche sull'andamento complessivo dei versamenti, in cui c'è un'attività di controllo e di produzione di elenchi di versamento che permettono di controllare l'andamento dei versamenti dei singoli soggetti produttori. Ecco, ovviamente questo sistema è supportato da un unico sistema integrato che però è suddiviso logicamente in sistemi dedicati, nel caso di multiconservatori, a specifici conservatori, definiti ambienti, e nell'ambito di un sistema gli archivi di ogni ente produttore sono allocati ovviamente in aree logicamente separate e quindi gli accessi degli utenti sono limitati alle strutture per le quali sono stati profilati in modo tale che gli archivi di ogni ente risultino adeguatamente protetti e adeguatamente separati tra di loro e identificati come tra di loro. Questa è un'infrastruttura generale dei vari siti, anche del sistema e di collegamento tra i vari sistemi di Parer, che ovviamente è basato in Emilia Romagna e quindi sfrutta per gli enti produttori dell'Emilia Romagna la rete Lepida, per gli altri sfrutta invece le reti generali di internet, ma sempre con connessioni protette e sicure. Questo è lo schema dei sistemi generale dei vari siti anche ripetuti per la garanzia di sicurezza dello storage e con anche i siti di disaster primario 1 e 2, il sito di disaster recovery e gli altri siti di continuità. Per uno schema complessivo, vediamo se, ecco. Questo è il sito primario, vedete tutte le strutture, i livelli, e i vari oggetti anche tecnologici che costruiscono un sistema di conservazione, quindi che è un sistema molto complesso ed è per quello che appunto la logica di un polo di conservazione che permette di avere sistemi di storage, di gestione e di trattamento dei dati molto sofisticati, e però a servizio appunto di una molteplicità di enti e quindi riducendo i costi complessivi. Ecco, come dicevo, il tema dell'applicazione del sistema di conservazione nello sviluppo del progetto Ricordi si è aperto la possibilità di non essere gestito solo da un unico conservatore, proprietario, amministratore del sistema, ma possa essere gestito
da diversi conservatori che utilizzano però la stessa piattaforma e in certi casi anche le stesse macchine, gli stessi luoghi in cui vengono conservati i documenti. Spero che continui a reggere il collegamento e vado avanti appunto a definire che cosa è stato sviluppato in particolare per adattare il sistema di conservazione che vi ho tratteggiato molto rapidamente per le funzionalità di multiconservatori. In particolare si è individuato tutto uno strato di tipologie di soggetti o enti che possono appunto interagire con il sistema di conservazione. L'ente primario, diciamo, il capostipite, l'amministratore del sistema, siamo noi, Istituto per i Beni Artistici e Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna, perché PARER è un servizio dell'IBC, e poi abbiamo i livelli di conservatore all'interno del sistema, anche che possono essere diversi, ad esempio il caso della provincia autonoma di Trento. Oppure possiamo avere anche enti che fanno solo un'attività, come la provincia autonoma di Bolzano, di gestione degli enti del suo territorio, ma non hanno la responsabilità e non gestiscono il processo di conservazione, come invece viene fatto e lo sviluppo che vedrete, che verrà illustrato successivamente, la provincia autonoma di Trento. E poi, come abbiamo detto, e poi alla fine abbiamo l'oggetto di conservazione, appunto i documenti versati dai singoli produttori. Questo livello di convenzione può anche integrarsi e svilupparsi a vari livelli, cioè un produttore può anche essere conservatore e gestore di se stesso e ovviamente l'amministratore riassume in sé tutte queste funzioni. E quindi è amministratore, conservatore, gestore e produttore dei documenti. Noi conserviamo ovviamente anche i documenti di Regione Emilia-Romagna e dell'IBC. E in rapporto anche con altri soggetti, fornitori, che sono quelli, i sistemi, le software house dei sistemi di gestione documentale degli enti che devono rapportarsi tecnicamente con il sistema di conservazione e quindi svolgono quelle attività di sviluppo delle interconnessioni necessarie per trasferire i documenti in conservazione, e l'organo di vigilanza, in particolare nel nostro caso la Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica del Ministero dei Beni Culturali, competente per l'Emilia-Romagna, che ha un accesso diretto al nostro sistema per verificare l'andamento e le funzionalità. Come dicevo, appunto, questa definizione deve essere definita da accordi formali tra conservatore e amministratore, tra gestore e conservatore, tra produttore e gestore, e anche con gli organi di vigilanza. Noi abbiamo un accordo sottoscritto ultimamente nel 2017, valido fino al 2033, anche appunto con la Sovrintendenza Archivistica. E ovviamente i produttori devono indicare quali sono i loro fornitori che hanno diritto di accedere al sistema per poter fare i test e le prove per attivare i versamenti in conservazione. Quindi abbiamo diverse tipologie di ruoli gestite nel sistema e sono assegnabili per i diversi livelli appunto, di attività che vengono svolte all'interno del sistema di amministrazione, di conservazione o di gestione o di produzione, cioè di attività di enti produttori che versano e che possono sempre anche avere una funzione di recupero dei documenti da loro versati. Vado rapidamente a concludere. E ovviamente queste tipologie di ruoli possono essere parametrizzate e gestiti appunto in base al livello, all'ambito di applicazione, all'ambiente, alla struttura e all'ambito di funzione, delle diverse funzioni di accesso che ogni utente può avere. Chiudo, vi ringrazio. Ecco, ovviamente abbiamo un sistema di gestione utenze in dettaglio, anche per tutto il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. Ecco, e per approfondimenti vi lascio al sito del Polo Grazie Archivistico, in Gabriele, cui sono davvero molto pubblicate tutta la interessante, grazie documentazione e le ovviamente. Prima specifiche di tutto, tecniche prima di ogni del altra cosa per sistema e mettere a delle modalità di disposizione questo enorme interfaccia con il lavoro che sistema di avete fatto e conservazione. poi per Grazie a tutti. l'introduzione. E prima di passare a chi appunto sta comunque anche approfondendo a sua volta, ma beneficiando e creando delle buone pratiche, volevo ricordare ai partecipanti, come ha anche scritto la collega Stefania, che potete porre le domande in chat e passeremo alle risposte alla fine
dei tre interventi. E adesso prego Gaetano Campi di connettersi, di connettere la webcam e il microfono e do la Buongiorno. parola per, appunto, per Sì. poter parlare insieme e illustrare l'esperienza della Regione Puglia. Sì, buongiorno a tutti. Iniziamo con una breve premessa, ricordando che Innova Puglia è società in-house della Regione Puglia e dei gestore PEC dal 2007 e come gestore PEC ha quindi l'obbligo di conservare a norma i log di PEC e i messaggi PEC contenenti virus. Fino al febbraio 2016 abbiamo conservato questa tipologia di documenti secondo le regole della circolare AIPA 42 del 13 dicembre 2001, che consentiva la conservazione su supporti magneto-ottici. Regione Puglia invece, nell'ambito del protocollo informatico, ha l'obbligo di conservare il registro giornaliero di protocollo a partire dall'ottobre del 2015, così come imposto dal DPCM 3 dicembre 2013 in materia di protocollo informatico. Nel maggio 2018 Regione Puglia aderisce al progetto Ricordi e si propone come riusatore della piattaforma del PARER e a fine dell'anno scorso ha istituito, con una delibera di giunta regionale, ha istituito il polo di conservazione digitale regionale, riconoscendo e individuando Innova Puglia come conservatore del polo. Vediamo i motivi che hanno portato Regione Puglia e quindi Innova Puglia a scegliere IBC e quindi PARER come partner di riferimento per la conservazione. Innanzitutto il PARER è stato il primo polo PARER Polo di Conservazione di IBC ed è stato il primo polo italiano pubblico che conserva documenti pubblici. IBC è accreditato da AGID per il servizio di conservazione, quindi i requisiti contenuti nella norma sono correttamente implementati dal sistema. Inoltre, di conseguenza, il software SACER di IBC soddisfa appieno i requisiti e gli standard prescritti dalla normativa. I vantaggi per cui Regione Puglia e PARER hanno, Regione Puglia e Innova Puglia hanno scelto IBC e PARER sono dovuti al fatto che la fase di analisi e progettazione del servizio sono state già eseguite dal PARER, quindi ad Innova Puglia è rimasto l'onere della predisposizione degli ambienti, il collaudo e la gestione operativa del servizio, senza escludere poi vantaggio economico ottenuto dal riuso del software del PARER, in quanto Regione Puglia ha potuto riutilizzare gratuitamente il software sviluppato per conto di Regione Emilia-Romagna. L'unico contributo che Regione Puglia riconosce a IBC è quello per l'assistenza tecnica. A seguito di tale decisione si è avviato un confronto quindi tra Regione Puglia e Regione Emilia-Romagna e tale percorso di riuso si inquadra nel protocollo d'intesa tra le regioni Emilia-Romagna e Puglia per la cooperazione interregionale volta allo sviluppo di iniziativa di potenziamento della società dell'informazione, innovazione della pubblica amministrazione e sanità elettronica. Lo schema di protocollo d'intesa tra le due regioni viene approvato da entrambe le giunte regionali a fine 2012. Nel mese di aprile 2013 invece viene sottoscritto dai presidenti delle rispettive regioni. Nel dicembre 2015 invece Regione Puglia fa richiesta formale a IBC per il riuso del software e IBC appunto ne concede il riuso Regione Puglia. Nel giugno 2016 invece viene stipulato il contratto tra Regione Puglia, quindi Innova Puglia e IBC per il supporto al setup della piattaforma presso il CED di Innova Puglia. Il contratto quindi non è altro che un contratto che consente a PARER di garantire supporto e manutenzione a Innova Puglia. A questo fine il PARER ha nominato un responsabile del coordinamento delle attività,
un archivista di riferimento per il supporto al processo di conservazione, inclusa la soluzione di malfunzionamenti di natura archivistica, gli aggiornamenti di natura normativa e la formazione sulle nuove funzionalità messe a disposizione dal sistema. E, inoltre, mette a disposizione un tecnico informatico di riferimento per il supporto tecnico, inclusi ovviamente i malfunzionamenti di natura tecnica, gli aggiornamenti del software e la formazione sulle nuove caratteristiche introdotte dal sistema. Le azioni invece previste dal contratto sono il trasferimento a Innova Puglia di esperienze e risultati relativi agli aggiornamenti del processo di conservazione, la trasmissione a Innova Puglia degli aggiornamenti della piattaforma di conservazione, l'assistenza in operatività, troubleshooting e tracciamento delle risoluzioni dei malfunzionamenti. Vediamo in dettaglio le varie azioni. Per quanto riguarda le esperienze e i risultati relativi agli aggiornamenti del processo di conservazione, qualora si dovessero verificare degli aggiornamenti che hanno un impatto significativo sul processo di conservazione, il PARER aggiornerà il proprio manuale del servizio di conservazione e fornirà una copia a Innova Puglia. PARER inoltre fornisce anche una copia dell'analisi dei processi e dei requisiti dopo che sono stati approvati dal responsabile del servizio di conservazione del PARER. Oppure, nel caso il coordinatore lo ritenga opportuno, vengono inviati i documenti, la documentazione del processo dell'analisi dei processi e dei requisiti vengono inviati in formato bozza in modo che Innova Puglia possa fornire suggerimenti o eventualmente anche delle richieste di adattamenti prima della realizzazione degli aggiornamenti. Una volta realizzati poi gli aggiornamenti, Innova Puglia e PARER concorderanno eventuali attività di formazione per il personale di Innova Puglia. In genere la formazione si svolge tramite supporto remoto, cioè per telefono o videoconferenza, e nella forma di training on the job. Nel caso invece abbiamo la trasmissione degli aggiornamenti della piattaforma di conservazione, in questo caso PARER invierà a Innova Puglia soltanto gli aggiornamenti relativi all'ultima release significativa, nel senso che non vengono mai inviate release intermedie in quanto potrebbero non aver superato i system test. Cioè, in altri termini, vengono rilasciate soltanto le release entrate in produzione. Le release inoltre vengono inviate con un certo ritardo per essere certi che non vi siano degli errori che non sono emersi in fase di test ma si sono presentati in fase di running. Quindi la release inviata ad Innova Puglia avrà già superato in qualche modo la fase di bug fixing. Per quanto riguarda invece l'assistenza in operatività e la risoluzione dei malfunzionamenti, possiamo distinguere due tipologie di problemi. Nel caso si dovessero verificare problemi di natura archivistica, Innova Puglia invia semplicemente un'email al referente archivistico e al responsabile del coordinamento delle attività del PARER descrivendo appunto la problematica. E, il PARER risponderà con un'email descrivendo la risoluzione del problema. Nel caso invece dovessero presentarsi dei problemi di tipo applicativo, in Nova Puglia il flusso è il seguente, cioè in Nova Puglia apre un ticket nel proprio sistema di ticketing che è il Gira, che è configurato in maniera tale che invia in maniera automatica un'email al sistema di ticketing del PARER che è il Redmine. Una volta aperto il ticket all'interno del Redmine, l'help desk del PARER gestirà il ticket così come qualsiasi altro ticket ricevuto dal PARER. Una volta risolto il problema, PARER chiuderà il ticket all'interno del proprio sistema di ticketing e invierà l'email con la risoluzione del problema a Innova Puglia, che a sua volta chiuderà il ticket nel proprio sistema di ticketing
indicando quindi la motivazione, la risoluzione descritta dal parer. Per quanto riguarda l'infrastruttura del servizio di conservazione di Nova Puglia, occorre dire che abbiamo due data center distinti e distanti circa 500 metri l'uno dall'altro, e per il servizio di conservazione abbiamo realizzato due ambienti equivalenti, un ambiente di produzione e un ambiente di preproduzione. Ciascun ambiente ha due application server in cluster logico, in ciascun data center, sono contattabili tramite due bilanciatori di carico in modalità active standby, anche questi ciascuno, uno in ogni data center. Attraverso poi due apparati firewall si interfacciano con il server che ospita il DB. Sia gli AS che il DB insistono poi su due storage, anche questi uno ciascuno uno per ciascun data center. Il servizio di conservazione è raggiungibile soltanto attraverso la rete RUPAR ed è offerto in protocollo HTTPS. E in fase di ultimazione il terzo sito, cioè il sito di Disaster Recovery, presso la sede ASL di Lecce. Come avvengono? Qual è il flusso del rilascio da parte di parer degli applicativi e i deploy che in Nova Puglia fa presso i propri ambienti? Il parer invia un'email a in Nova Puglia indicando i pacchetti che ha rilasciato, indicando le versioni, e per ciascun pacchetto indica l'MD5. Contemporaneamente deposita in un'area FTP di messa a disposizione da Innova Puglia, e che il parer raggiunge tramite una VPN, i pacchetti applicativi. Attualmente sono il SACER, che è il nucleo del sistema di conservazione, il SACERIAM, che è il back office per la gestione degli utenti, dei ruoli e degli enti convenzionati e così via, e Verso, che è invece un client di versamento con un'interfaccia grafica. Accanto ai pacchetti applicativi ci rilascia anche un documento che descrive eventuali configurazioni da fare negli ambienti e i passaggi per il deploy. In Nova Puglia verifica quindi l'MD5, che l'MD5 coincide con quello indicato dal parer, e provvede al deploy nell'ambiente di preproduzione. Se il deploy ha successo, si procede con la fase di test per verificare il corretto funzionamento delle nuove funzionalità, delle vecchie funzionalità, e soprattutto verifica i versamenti pregressi. Se il test ha esito positivo, si procede con il deploy in ambiente di produzione. Parer inoltre rilascia a Innova Puglia, nell'ambiente GitLab di Innova Puglia, anche il codice sorgente dei pacchetti applicativi. Anche in questo caso accede all'ambiente GitLab di Innova Puglia con una VPN. Cosa ha fatto Innova Puglia con il supporto del parer? Innanzitutto ha integrato i pacchetti applicativi messi a disposizione dal parer con l'IDP regionale. È attualmente in corso la migrazione da IDP a IAM di Regione Puglia. Inoltre abbiamo anche implementato il modulo di firma remota per interfacciare il SACER con la piattaforma di firma remota della Regione Puglia. Questo modulo è necessario per la firma degli elenchi di versamento e degli IP. Inoltre queste due integrazioni vengono praticamente rilasciate dal parer ogni volta che viene effettuato un rilascio per Innova Puglia. Abbiamo realizzato inoltre anche dei client di versamento e di recupero per i log di PEC, i messaggi di PEC contenenti virus, i registri giornalieri di protocollo che invocano i web service di SACER. Questo lato software, lato documentazione, sempre col supporto del parer,
abbiamo realizzato il manuale del servizio di conservazione, le specifiche tecniche dei servizi di versamento, recupero e annullamento, le linee guida per la realizzazione dei SIP e anche i contratti disciplinari tecnici con gli enti produttori. I volumi attuali sono quelli che potete vedere dalla slide, considerando che Innova Puglia conserva per se stessa e per le AO della Regione Puglia, cioè praticamente viene effettuata una conservazione in-house, in quanto Innova Puglia non è ancora accreditata presso Agid come conservatore, e a proposito dell'accreditamento ripropongo la stessa slide che ha presentato la mia collega nell'ultimo webinar per il progetto Ricordi, dove abbiamo praticamente concluso alcune attività e sono in corso altre attività, tra cui quella dell'analisi della checklist di Agid necessaria per la certificazione di conformità dei conservatori e l'analisi dei rischi. Attualmente stiamo utilizzando un tool sperimentale che ci ha proposto Agid, e il passo successivo appunto è la presentazione della domanda di accreditamento presso Agid. Io ho concluso forse anche con qualche minuto in anticipo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te Gaetano, veramente molto precisa questa illustrazione, mi viene sempre da pensare, forse sarà una banalità, ma quanto siano poi importanti e queste forme di collaborazione che speriamo possano comunque continuare a partire dalla vostra esperienza e allargarsi man mano a tutti quanti, da cosa nasce cosa, e insomma comunque le forme di collaborazione tra pubbliche amministrazioni sono sempre essenziali. Grazie mille davvero, adesso chiedo ad Armando di collegarsi, poi risponderemo a qualche domanda che sta arrivando alla fine, come vi ho detto. Armando Tomasi della provincia autonoma di Trento, che ci racconterà dell'altra esperienza appunto di riuso e di collaborazione con Parer. Grazie Armando, sì. Vai. Riusciamo, è la prima diapositiva? Sì, ok. Bene. Ci posizioniamo sulla prima diapositiva. Ok, ci siamo. Bene, ciao a tutti, grazie agli organizzatori e grazie a coloro che hanno pensato di intervenire in questa occasione. Porto l'esperienza della provincia autonoma di Trento all'interno del progetto Ricordi. Progetto Ricordi che ci vede collaborare con alcune altre amministrazioni da un paio d'anni. All'interno del progetto la provincia autonoma di Trento ricopre il ruolo di capofila nonché riusante del sistema SACER e collabora in termini di progetto con la regione Emilia Romagna, con i BACN, con la regione Puglia, con la regione Valle d'Aosta e con il comune di Padova. I partner di progetto, come sapete, sono intervenuti nel corso dei tre webinar organizzati per portare ciascuno la propria voce e la propria esperienza. Premetto che la mia chiacchierata sarà molto meno tecnica rispetto a quella e declinata dal collega della Regione Puglia, e premetto anche che non parlerò assolutamente di quelle che sono le funzionalità del sistema SACER, in quanto evidentemente si tratta di argomenti già esaustivamente trattati da Gabriele Vezzi nella prima parte di questo webinar. Parlerò più che altro di aspetti organizzativi e di come la nostra amministrazione
deciso di utilizzare questa importantissima esperienza che abbiamo fatto in questi quasi 2 anni di attività. Quali sono gli obiettivi della provincia autonoma di Trento? Gli obiettivi sono essenzialmente quelli di diventare un polo di conservazione accreditato presso ASID, che conservi su sistemi terzi, cioè su sistemi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, gli archivi propri e di altri enti e soggetti produttori attestati sul territorio della nostra provincia. Questo è l'obiettivo finale che ci siamo proposti. Per arrivare a questo obiettivo finale abbiamo ritenuto estremamente utile fare un passo intermedio consistente nella fare in modo che per un certo periodo di tempo la provincia di Trento diventi conservatrice di se stessa e dei propri documenti, naturalmente sempre servendosi di quelli che sono i sistemi del PARER. E così abbiamo fatto. E anche noi abbiamo naturalmente messo in pista degli strumenti amministrativi che ci sono serviti per incanalare le nostre attività, per legittimarle e per far sì che il rapporto di collaborazione con i colleghi della Regione Emilia-Romagna, ma anche con le altre realtà, potessero prendere il avvio. In particolare, risale alla fine del 2014 un accordo di collaborazione stipulato con i BACN, in virtù del quale abbiamo iniziato a conferire in conservazione i nostri documenti digitali. Questo accordo è stato poi rinnovato e in parte attualizzato nel corso dell'anno 2019 per far sì che la provincia autonoma di Trento diventasse conservatrice in primis e in proprio di se stessa, cambiando parzialmente lo scenario iniziale. La declinazione operativa dell'accordo 2014 e 2019 ci è servita appunto per creare un ponte che ci permettesse di arrivare al traguardo finale, che ripeto, è quello di conservare su sistemi terzi i documenti prodotti dalla nostra amministrazione provinciale, intesa come ente Provincia Autonoma di Trento, ma anche da tutti gli enti del nostro territorio. Ricordo che all'interno della Confederazione degli enti produttori trentini stanno circa 330 enti. Si tratta di enti estremamente diversi quanto a struttura e quanto a complessità, quanto a dimensioni. Si va da un ente estremamente complesso come la Provincia Autonoma di Trento, oppure l'azienda sanitaria, oppure l'Università degli Studi di Trento, comuni di grandi dimensioni, come ad esempio il comune capoluogo, a enti di piccole o piccolissime dimensioni. Cosa abbiamo voluto fare in sostanza con questo passaggio intermedio? Abbiamo voluto sostanzialmente rodare la macchina. Evidentemente è chiaro a tutti quanto siano complicate, complesse, delicate, difficili da impiantare e da gestire le attività di conservazione digitale. Si tratta di attività che non si improvvisano assolutamente,
Si tratta di attività che per essere realizzate in maniera efficiente ed efficace hanno bisogno di un grandissimo investimento di tecnologia, di conoscenza, di competenza, di tempo. Si tratta di attività che, ricordo perché sono un archivista di professione, devono essere gestite in maniera assolutamente propria e attenta perché garantiscono la memoria amministrativa, ma anche storica e collettiva di tutto ciò che viene fatto dalle nostre amministrazioni. Quindi l'improvvisazione non va bene da nessuna parte, ma men che meno va bene nei nostri ambiti. Di conseguenza abbiamo voluto fare dei passi molto accurati e accorti e questo passaggio ponte, come l'ho chiamato poc'anzi, ci serve essenzialmente per familiarizzare meglio con il sistema di conservazione SACER e per assumere la responsabilità diretta sul processo di conservazione digitale. Per collaudare e verificare i meccanismi e per affinare la metodologia. Vi assicuro che non si tratta di poca cosa, perché un conto è conferire ad un conservatore terzo i propri documenti e affidarsi completamente a questo, altro conto è prendere direttamente in carico l'operatività, fermo restando naturalmente che per quanto ci riguarda la parte tecnologica è assolutamente ed esclusivamente in carico al sistema SACER. Ci siamo in questa prima fase come dire, concentrati su aspetti più di tipo organizzativo, uno per tutti, ad esempio. Abbiamo redatto una nuova versione del manuale di conservazione che ci serve proprio per adempiere a quanto stiamo facendo. Quello che vogliamo fare è essenzialmente in questa fase creare delle solide fondamenta per permetterci di approdare all'accreditamento come polo di conservazione. Uno presupposto fondamentale, oltretutto, per poter approdare appunto a questo obiettivo è quello di acquisire la certificazione ISO 27001, cosa che stiamo in questo periodo realizzando. Aspetti organizzativi, dicevo, non lavoriamo da soli, come archivio provinciale, come ufficio archivistico, ma lavoriamo come abbiamo sempre fatto in questi 12 anni di progetto di dematerializzazione dei documenti prodotti dalle nostre amministrazioni, lavoriamo in tandem. Con altri colleghi. In particolare, a carico dell'ufficio che dirigo io, sta la responsabilità sulla conservazione e la responsabilità generale sulle attività di conservazione digitale. A carico di un altro ufficio della nostra amministrazione, l'ufficio digitalizzazione, sta la responsabilità per attività tecniche di configurazione, laddove in particolare lavoriamo sulla gestione degli utenti, delle strutture e dei registri. Brevemente la sequenza delle attività. Esemplifico quello che è una serie di passi tipici relativi al processo di conservazione. Cosa facciamo quotidianamente? Quotidianamente validiamo gli elenchi dei pacchetti di versamento presi in carico dal sistema SACER. Questa è un'attività, ripeto, giornaliera. Attività settimanale, invece, è un'attività di sottoscrizione degli elenchi dei pacchetti di archiviazione confezionati dal sistema di conservazione.
un'eventuale marcatura temporale dei pacchetti di archiviazione qualora questi riguardino tipologie documentarie con valenza fiscale. Esibizione su richiesta di documenti presi in carico e conservati dal conservatore mediante l'estrazione di pacchetti di distribuzione. Come vedete, questa slide è in grigetto perché allo stato attuale non abbiamo ancora avuto richieste di esibizione, per cui si tratta di un'attività che siamo tenuti a fare, funzionalità che evidentemente sono attive, ma che allo stato attuale non sono state ancora mai utilizzate. Qual è la sequenza delle attività in relazione al monitoraggio? Sono essenzialmente due attività. La prima, che consiste nella verifica all'interno del sistema di gestione documentale protocollo informatico Trentino delle regole di invio in conservazione automatico dei documenti e delle stampe giornaliere dei registri. Abbiamo stabilito delle routine, delle policy, in base alle quali ogni notte vengono inviati in conservazione il registro di protocollo, eventuali registri particolari e con una cadenza periodica vengono inviati in conservazione tutti i documenti nativi digitali prodotti dalla nostra amministrazione. Armando, ti sei bloccato? Non credo che tu mi senta. Armando, non so se mi senti, probabilmente hai spento, sei uscito e stai cercando di rientrare. Noi ti aspettiamo qui. Nel frattempo mi piace sottolineare quello che Armando ha detto all'inizio. Spesso noi parliamo di conservazione come obbligo di legge, come inserito nelle linee guida, come ci dicono che bisogna fare, ma in realtà la cosa è molto più profonda e bisogna guardarla dal punto di vista più corretto del perché poi si manda in conservazione. Quindi, la delicatezza di alcuni passaggi sia a livello di gestione documentale ma soprattutto di conservare adeguatamente quello che le amministrazioni nel tempo producono, che è quello il fine esatto della conservazione. Tutti quanti noi siamo portati a ottemperare agli obblighi e invece, come Armando ha sottolineato giustamente, dice: io sono un archivista e quindi voglio sottolineare, non che gli altri non lo facciano, ma comunque voglio sottolineare questo aspetto. Vai Armando, sei tornato? Chiedo scusa, ho accidentalmente interrotto la Vai presentazione, tranquillo, scusate. sottolineavo soltanto in tua assenza quanto è importante tenere sempre d'occhio il fatto che la conservazione sia poi appunto una questione di contenuti più che una questione di obblighi di legge, come spesso siamo portati molti a Certo. dire o a credere. Certo, la legge è importante, ma la legge è venuta in seguito a una considerazione di importanza della conservazione per appunto conservare, scusate, preservare nel tempo il patrimonio della pubblica amministrazione. Senz'altro, senz'altro. Dicevo, attività complesse e che soprattutto devono essere presidiate in maniera costante. Di conseguenza ci siamo organizzati per far sì che all'interno della nostra organizzazione ci sia un presidio continuo sulle attività che, ripeto, quotidianamente siamo chiamati a gestire ed espletare.
cosa si fa nel momento in cui si verifichi qualche anomalia, qualche problematica. Scattano, diciamo, delle regole organizzative anche in questo caso, e entrano in scena vari attori. Entriamo in scena noi archivisti, in quanto, come già detto, ricade sotto la nostra responsabilità l'intero processo di conservazione. Entrano in scena i colleghi dell'ufficio digitalizzazione, in quanto a carico loro la responsabilità della gestione delle attività di configurazione delle strutture versanti e dei registri. Capita con una certa frequenza che ci vengano restituiti degli errori di versamento relativi ad esempio a repertori non correttamente configurati. Ma naturalmente entra in campo anche la società di sistema Trentino Digitale, in quanto a carico della stessa ricade la responsabilità di amministrazione del sistema di gestione documentale P3 e di conseguenza anche la responsabilità di gestione della tenuta, diciamo, in esercizio del connettore fra P3, il sistema P3 e il sistema SACER. E naturalmente entra in scena il polo archivistico dell'Emilia Romagna in qualità di amministratore del sistema e di gestore delle funzionalità tecniche e tecnologiche di SACER. Chiudo questa breve chiacchierata esemplificando alcuni processi che abbiamo voluto trasformare in diagramma di flusso per chiarezza reciproca all'interno della nostra organizzazione e per creare un flusso di lavoro che sia il più possibile efficiente, efficace, tempestivo e puntuale. Come vedete, ad esempio, la verifica dei versamenti e dei documenti viene espletata dal nostro ufficio, il quale si fa carico di girare la problematica a Trentino Digitale, cioè la società di sistema, qualora si ravvisino delle problematiche. Idem per quanto riguarda la verifica dei versamenti delle stampe, abbiamo voluto esemplificare e fotografare quello che è il flusso delle attività con un tipico diagramma a blocchi. Per quanto riguarda il processo di conservazione, abbiamo anche lì una definizione precisa delle responsabilità e delle competenze del chi fa cosa. Come pure non si legge nulla nella slide, ma fidatevi su quanto vi dico, il processo di monitoraggio in SACER mette in pista competenze e professionalità provenienti da vari ambiti, da varie parti. Quello che mi preme per concludere e sottolineare è che quanto stiamo facendo è qualcosa di completamente innovativo per il nostro sistema territoriale, per le nostre amministrazioni. Si parla tanto, tantissimo, si parla da anni della opportunità, della necessità, del valore aggiunto della dematerializzazione, si parla da anni di amministrazione digitale, si parla da anni di dematerializzazione. Io credo che la vera dematerializzazione passi assolutamente attraverso la presa in carico della conservazione del digitale. Ho visto passare prima una domanda alla quale immagino risponderà
con dovizia di particolari. E Gabriele, per quanto tempo i documenti digitali potranno essere conservati? Non potranno essere conservati, dovranno essere conservati. La sfida è proprio questa: mettere in pista tecnologie, ma anche competenze, conoscenze e organizzazioni. Per garantire al documento digitale stabilità, integrità, leggibilità e validità giuridica. Sembra tutto molto semplice, in realtà, credetemi, non lo è, o meglio, diventa semplice nel momento in cui riusciamo a lavorare con chiarezza con chiarezza di idee su quello che dobbiamo fare da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista organizzativo e da un punto di vista, diciamo, di organizzazione aziendale in senso lato. Io terminerei qui il mio intervento. Naturalmente rimango a disposizione se vi fossero domande direttamente rivolte a me. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie anche a te Armando per la proprio densa di argomenti, l'illustrazione veramente dettagliata e chiara, e anche per il punto di vista diverso che ci hai dato, un'ottima organizzazione dell'insieme dei vari interventi. Ora, prima di passare alle domande, visto che c'è un attimo di tempo, appunto, volevo sottolineare due cose che tu hai detto molto importanti, cioè qua non si tratta di gestione documentale, di conservazione tout court, si tratta comunque di affrontare dei temi molto molto importanti perché la dematerializzazione avvenga e diventi realtà, cioè gli aspetti organizzativi, gli aspetti delle competenze, gli aspetti che spesso vanno un po' al di là, diciamo, degli addetti ai lavori. E che non sono di facile soluzione e che quindi bisogna combattere molto per riuscire ad ottenere. L'altra domanda che mi veniva in mente prima di passare alle domande dei colleghi è un'altra ed è ancora più generica, cioè adesso che questo progetto ha creato, è riuscito a sostenere queste buone pratiche, adesso quale sarà il futuro, cioè quali altre amministrazioni per esempio sono in procinto, magari hanno già chiesto non solo a Pare, ma a questo punto anche a voi di continuare questa cascata, diciamo, se ci può essere, se c'è già stata o se ancora siamo in corso d'opera, così un messaggio per il futuro. Lo chiedo prima a te Armando, poi magari passiamo alle domande direttamente agli altri colleghi. Ma guarda, personalmente, direttamente alla nostra amministrazione, richieste di quel tipo non ne sono ancora arrivate, ma non potrebbe essere diversamente dal momento che non siamo ancora accreditati per svolgere funzioni di conservazione per conto terzi. Ma credo che si tratti del famoso circolo virtuoso. Vale a dire, io credo che nonostante i sistemi di conservazione siano ormai attivi già da qualche anno, quello, e quindi da un punto di vista tecnologico, io credo che in particolare Parer riesca a dare ampie garanzie di ottima operatività. Quello che dal mio punto di vista deve ancora maturare nelle nostre pubbliche amministrazioni è la consapevolezza della conservazione digitale. Quello che ancora deve maturare dal mio punto di vista è capire esattamente che cosa significhi conservare digitalmente una risorsa digitale. Non sono particolarmente preoccupato, nel senso che credo che la consapevolezza della necessità e il naturale indirizzamento verso coloro che sono in grado di garantire la conservazione digitale diventerà quasi un flusso naturale. È evidente che si parla comunque di necessità trasversali,
E quindi si tratta di progetti di dimensioni gigantesche, sia da un punto di vista organizzativo, sia da un punto di vista gestionale, sia mi viene da dire da un punto di vista culturale. Perdonate se io, come dire, parlo poco da tecnico e tanto da archivista, ma parlo più che altro da, come ho detto anche prima, da cittadino. Ognuno per la propria parte, per la propria competenza, con il proprio know-how, con le proprie capacità di noi, è impegnato nel portare avanti un obiettivo comune che interessa trasversalmente tutti i cittadini. Beh, grazie. Allora adesso io sono assolutamente d'accordo. Comunque passiamo anche appunto alle domande. Prego anche Gabriele e Gaetano di collegarsi. Intanto Gabriele c'era stata una domanda all'iniziale, in realtà potresti rispondere tutti, era rivolta a te durante il tuo intervento. Per quanto tempo i documenti digitali e i file PDF si potranno conservare in ottimo stato? Come ha detto giustamente Armando, si dovranno conservare in Esatto. ottimo stato, però per quanto tempo si dovranno o Per si potranno? quanto tempo ci sarà l'attenzione a conservare leggibili, accessibili, integri e autentici questi documenti? Ovviamente, appunto, c'è una necessità di sistemi di attenzione perché da soli, appunto, è stato detto, il digitale è meno resiliente della carta come sistemi, ha bisogno di attenzioni. Quindi in realtà il tempo, infatti la logica anche che viene definita nello standard OIS di conservazione a lungo termine, è il tempo necessario per superare il periodo di obsolescenza tecnologica. Quindi nel momento in cui io riesco a far superare questi sistemi, mantenendo questi documenti, mantenendo le loro caratteristiche, l'evoluzione tecnologica, io lo conserverò potenzialmente per sempre, finché ci sarà però qualcuno, qualche sistema umano o intelligenza artificiale, vedremo poi in futuro, che si preoccuperà di mantenere vivo questi documenti, mantenerli accessibili, leggibili e comprensibili. Il PDF, in particolare il PDFA, è uno degli formati già anche in parte pensati proprio per una durata molto lunga nel tempo, quindi è un oggetto più facilmente conservabile rispetto ad altri. Se non fosse più leggibile in futuro, bisognerà avere consapevolezza che appunto la tecnologia cambia e il PDF non è più un formato adeguato allo sviluppo tecnologico e quindi la soluzione che tradizionalmente viene detta dovrà essere migrato nei formati che saranno leggibili in futuro. Siamo di nuovo bloccato? Provo a togliere il video. Se mi sentite ancora, forse è meglio. Sì, Gabriele, in realtà io ti sentivo anche prima, probabilmente Bene, qualcuno forse qualcun invece altro. non ci Comunque, riusciva. provo ad Sì, andare avanti anche continua così, pure. tanto anche se l'importante è sentirsi. Sì, grazie. E dicevo appunto che una volta che il formato originale non si presenta rischi appunto per la sua leggibilità, attualmente si pensa che la possibilità sia quella di appunto migrare nei formati attivi. Ovviamente appunto bisogna farlo prima che tutto ciò sia impossibile e finiscano appunto nel cimitero di applicativi e formati defunti. Questo tema dei formati devo dire che era più appunto un problema molto grosso ed è stato uno dei primi temi posti all'attenzione del tema conservativo appunto dei documenti informatici, degli oggetti informatici. I formati all'inizio erano molto proprietari, molto chiusi e quindi erano molto elementi di rischio. Adesso in realtà anche lo sviluppo tecnologico ha portato una maggiore apertura, una maggiore conoscenza, una maggiore diffusione dei formati e quindi una maggiore stabilità nel tempo dei formati stessi. Quindi
Ovviamente, appunto, l'altro tema è mantenerli nei sistemi, mantenerli con attenzione che non si corrompano, che non si perdano, che rimangano appunto integri nel tempo e che quindi anche nel momento in cui siano cambiati di formato, in realtà si possa testimoniare che l'azione sia rimasta, conservi il contenuto informativo veicolato da quel documento, nella sua, massima possibile interezza. Ovviamente, appunto, quindi è un'attività, come ho detto, continua e dinamica, e questo è il problema di avere dei sistemi che si occupano di questo, perché tutti, se ognuno deve preoccuparsi di salvare il suo PDF, probabilmente diventerà un'impresa impossibile. Se invece, è possibile, appunto, ci siano dei sistemi che si preoccupano di questo, probabilmente è più facile farlo, in ampia scala. Rispondo rapidamente anche alla domanda di Alessandra su se ci sono degli sviluppi di altri enti. Devo dire appunto che proprio grazie a questi webinar, dal primo webinar a domani abbiamo un incontro con Regione Piemonte che avendo partecipato al primo webinar si è dimostrata interessata a ragionare con noi in questo senso. Quindi questo è un elemento significativo che appunto costruire una rete. Anche questi sono, si crea una rete e poi svilupparla ulteriormente. Ma questo mi fa molto piacere, ovviamente, ho contribuito. Esatto. Questo, insomma, domani abbiamo un incontro proprio con Regione Piemonte. Poi rispondo all'altra domanda, quali e quanti sono i poli di conservazione accreditati AGI? Col termine poli di conservazione in realtà nessuno. Ci sono 70 conservatori accreditati. Si sta ragionando assieme ad AGID, proprio in linea col piano triennale, per costruire una rete di poli di conservazione pubblici, proprio per evitare da un lato sia il rischio di eccessivo frazionamento, cioè 70 conservatori, forse sono 70 sistemi che diventano anche difficili da gestire l'interoperabilità anche in futuro, ma individuare dei sistemi condivisi e individuare una rete organizzativa di poli che abbia una dimensione sufficiente perché uno, lo vediamo anche noi, fa fatica poi a reggere la quantità e la mole di documenti da conservare. Quindi bisogna costruire una rete che abbia una sufficiente dimensione, ma soprattutto abbia una capacità di dialogare, tra i sistemi e l'idea anche appunto di ricordi, di mettere a disposizione e di riusare e di condividere logiche di sviluppo, logiche archivistiche, permette proprio di garantire che si possono creare diversi poli, ma che ognuno possa parlare la stessa lingua e quindi di fatto il sistema sia unitario. Preciso che ad esempio il passaggio appunto dalla conservazione presso PARER della documentazione della provincia autonoma di Trento alla sua conservazione, di fatto si è risolto, visto che si è condiviso il sistema, nel semplicemente cambiare le responsabilità degli utenti, abilitare gli utenti e suddividere l'ambiente della provincia autonoma di Trento rispetto all'ambiente di PARER, ma di fatto i documenti non si sono spostati perché sono rimasti nello stesso sistema e questo ovviamente ha semplificato enormemente il trasferimento di 12 milioni di documenti già conservati. E il fatto che si era già definito logiche di versamento, logiche di sistema e la provincia autonoma di Trento lavora sul nostro sistema, consente di continuare un'attività in continuità anche se sono subentrate altre figure. Armando Tommasi faceva l'attività di gestione del fa ora il suo gruppo, fa ora l'attività di gestione del processo di conservazione che in precedenza facevamo noi. Le firme le mettevo io, adesso le metto un altro, però e questo è un elemento di garanzia anche di continuità e di stabilità dei sistemi di conservazione. Un ultimo punto, ovviamente anche nel caso invece della Puglia, nel caso in cui noi dovessimo trasferire documenti, ad esempio di comuni della Puglia che conservano presso di noi nel sistema pugliese, avendo un sistema simile anche se su altre piattaforme, su altro storage, ovviamente il dialogo diventerebbe molto semplice perché parliamo la stessa lingua e quindi diventerebbe un'interoperabilità molto semplice.
Spero di aver risposto alle domande, di essere chiaro. Sì, Gabriele, come sempre, in maniera molto chiara e esaustiva. E vorrei chiedere anche a Gaetano se ha qualcosa da aggiungere rispetto a quanto ci stiamo dicendo rispetto alle No, domande, ha o detto il anche dottor a Gabriele, Armando mi ha se vuole aggiungere. anticipato dicendo che sarebbe facile se qualche ente della Regione Puglia conservasse presso il PARER, sarebbe facile importare presso di noi i documenti, le unità documentarie versate presso di loro, in quanto i sistemi sono praticamente equivalenti. Avrei aggiunto soltanto questo, ma mi ha anticipato Gabriele. Armando, tu? Ecco qua. No, Vuoi aggiungere no, qualcosa, direi di no, Armando? salvo una considerazione. Gabriele dice giustamente fin quando potremo conservare i nostri documenti, finché avremo la consapevolezza culturale per farlo, e questo credo sia proprio un elemento fondamentale. Ripeto, non è esclusivamente un problema tecnologico, non è esclusivamente diciamo un problema di stoccaggio fisico dei dati, è un problema di volontà organizzativa. Ecco, bene, ribadire questo concetto è sempre importante fino a che possiamo, finché si tratta di parlare di organizzazione, di competenze, di cultura. È chiaro che si tratta sempre di questi argomenti e ahimè, purtroppo dobbiamo continuare sempre a ripeterlo per tutti questi argomenti, che, soprattutto quelli che afferiscono alla conoscenza e alla memoria in particolare. E io allora concluderei a questo punto, se non ci sono altre domande. Vi ringrazio moltissimo e spero che, insomma, si possa riprendere presto a parlare di conservazione, e vi auguro buon pranzo. Ringrazio i relatori, ringrazio Stefania per il supporto e tutti i partecipanti. Arrivederci. Anche da parte mia, grazie a tutti. Grazie, Arrivederci. grazie a tutti. Arrivederci, grazie. Ciao. Ciao, Gaetano.